istituzioni presenti a tutela degli anziani. Oggi nasce un comitato a proposito. Sì, allora, giusto chiarire che si tratta di un'iniziativa a livello nazionale. Il Ministero dell'Interno ha dato il là a questa forma di collaborazione con l'associazione, con l'ABI, mettendo come focus tra i vari problemi quello della, diciamo così, proprio della tutela di determinate fasce deboli, fasce che possono essere più facilmente come dire, raggirate, devono essere maggiormente tutelate. Una serie di iniziative che sono sul piano formativo e informativo richiamano ovviamente anche a un'etica del comportamento, e sappiamo benissimo per cronaca nazionale che rispetto a determinati episodi che sono successi sul piano nazionale molte persone si sono sentite non sufficientemente trattate con la necessaria, chiamiamola, trasparenza. Allora ecco, questo comitato ha in quel modo il compito di promuovere un'etica e una trasparenza a tutela di tutte quante le persone, in particolare delle fasce deboli. La riunione di oggi è volta a pianificare le attività di questo comitato, comitato di coordinamento, come abbiamo detto, volto a prevenire le truffe, in particolare di natura finanziaria, ai danni delle persone anziane, nonché delle persone a limitata educazione finanziaria. E diciamo che questa importante iniziativa giunge a valle di una proficua collaborazione che nel corso degli anni è stata svolta tra la Prefettura, le Forze dell'Ordine, l'Associazione Bancaria Italiana e gli istituti di credito. E il protocollo d'intesa che è stato sottoscritto, lo ricordiamo, il 3 maggio 2016 tra il Ministro dell'Interno e il rappresentante dell'ABI a livello nazionale, fa perno proprio su questo comitato di coordinamento, comitato che è presieduto dal prefetto, che coordina le relative attività, di cui sono membri i rappresentanti delle forze dell'ordine, nonché un rappresentante dell'ABI. Quali consigli dare agli anziani per prevenire l'azione dei malviventi? Bisogna avere anche il coraggio di denunciare. Sì, il coraggio di denunciare, questo sicuramente, denunciare le truffe di cui si è vittima, o anche le altre situazioni poco illegali delle quali si è appunto vittima. Io vorrei dire di più, purtroppo le modalità di perpetrazione di queste truffe sono svariate, ma spesso capita che degli anziani, soprattutto le persone anziane, fasce insomma più deboli, diciamo, o ritenute più deboli dai malviventi, vengono contattati con diversi modi, per telefono, anche personalmente, spesso personalmente, anche con visite a casa, eccetera. Allora, in questi casi il consiglio che noi diamo sempre è quello di immediatamente informare le forze dell'ordine, prima ancora di pigliare su alcun impegno, eccetera. Se a casa suona qualcuno che si presenta con le forme più sbagliate, non so, come funzionare l'INPS, soprattutto di enti pubblici, no? Vigile del fuoco, cioè di tutto si verifica, polizia addirittura. Ecco, prima di aprire, prima di parlare, di avere un'interlocuzione, chiamare il 113, il 112, chiamare le forze dell'ordine e farle intervenire in modo che abbiamo la possibilità sul momento anche di identificare chi sono queste persone. A volte possono essere delle cose perfettamente legali, ma spesso si tratta appunto di truffatori. E in questo caso il fatto di poterli individuare subito, di identificare, ci consente intanto di evitare che la truffa venga portata a compimento, ma anche di poter fare luce anche su altri fatti